benvenuti a questa nuova puntata di Botta e Risposta. L'occasione ci è gradita per presentare il secondo forum che a cura della lista Tutti per Santa Croce prenderà il via venerdì giorno 10 alle 18, la solita ora canonica dei forum. Parleremo di sviluppo economico e quindi che racchiude un po' tutti i vari settori che vanno dal commercio al turismo, l'artigianato, il terziario, l'edilizia. E quindi abbiamo ancora una volta il candidato sindaco della lista appunto Tutto per Santa Croce. Buonasera a abbiamo, tutti. Abbiamo un rappresentante del settore turismo, Mario Coco. Buonasera. E abbiamo anche una gentile rappresentante. Grazie. Che lei è in doppia veste, nel senso non che si sta presentando per qualcosa, in doppia veste nel senso che lei stasera potrà parlare del settore turismo, che è strettamente collegato all'attività che lei svolge, che è quella dei servizi, quindi l'agenzia di viaggio è direttamente collegata al turismo. Quindi ecco perché Carmela stasera sarà una delle interlocutrici un po' più, che avrà possibilità di parlare forse un po' di più. E c'è una sedia vuota, doveva venire anche un rappresentante degli artigiani, ma non la neve, ma il freddo polare che non sta risparmiando nemmeno la nostra zona, quindi si è beccato un bruttissimo raffreddore, quindi ha dovuto dichiarare forfè. Comunque, pochi, come si diceva una volta, pochi ma buoni. E quindi diamo subito la stura alla discussione. E io vorrei che il candidato sindaco della lista Tutti per Santa Croce, Piero Mandalà, illustri brevemente intanto i motivi di discussione. Abbiamo sperimentato questa forma diretta di partecipazione della gente attraverso una serie di forum che noi vogliamo portare avanti. Il primo forum che abbiamo fatto è stato sull'agricoltura. C'è stato un discreto risultato positivo, anche se diciamo i diretti interessati, cioè coloro che dovrebbero, come dire, portare delle proposte che riguardano quel settore, insomma, sono stati un pochettino assenti, quindi cioè, non c'è stata una partecipazione diretta da parte degli agricoltori, anche se la gente ha partecipato, però noi come dire, stiamo attuando questo nuovo tipo di fare politica proprio perché vogliamo coinvolgere la gente, vogliamo fare un programma per la gente, quindi una forma democratica che noi vogliamo portare avanti con la nostra città. E noi tiriamo per la nostra strada perché ci crediamo veramente, noi in questa cosa ci crediamo veramente. Ci crediamo perché riteniamo che appunto fare un programma da dietro quattro mura con pochissime persone non avrebbe senso, non avrebbe significato. Questo programma, o perlomeno è sempre quello che si è fatto fino adesso. Quello che si è fatto da sempre e quello che stanno facendo anche gli altri in questo momento. Noi volevamo diversificare la nostra offerta e lo volevamo fare in questo modo, proprio di partecipazione attiva e diretta da parte della gente. Ci stiamo riprovando di nuovo, sappiamo che è difficile portare la gente in queste assemblee, sappiamo che nessuno si vuole esporre, il momento è un po' un momento particolare, però ripeto, noi non lo stiamo facendo perché vogliamo ottenere un risultato politico attraverso questi fori, noi vogliamo ottenere un risultato democratico di coinvolgimento e questo è il nostro intento. Stiamo organizzando questo secondo forum che tratterà tutto lo sviluppo economico del nostro territorio, parleremo appunto di turismo, parleremo di commercio, di artigianato, di edilizia e di tutto il terziario. E riteniamo appunto che in questo momento Santa Croce ha bisogno veramente del parere e delle proposte, delle idee, dei suggerimenti che ci possono arrivare dal popolo, perché è un momento delicato per la nostra economia e come tale diciamo, vogliamo attenzionarlo al massimo. Speriamo che questa volta appunto ci sia una partecipazione più diretta da parte dei commercianti, da parte degli artigiani, da parte di tutti quelli che operano in questo settore importante.
paradossalmente, a sentire i soliti criticoni, quelli to court, quelli che criticano a prescindere, e questa iniziativa portata avanti dalla tua lista, praticamente dico, vabbè, stanno cercando di portare acqua al proprio mulino, perché questi problemi non li hanno sollevati prima, li stanno cioè praticamente dicono, pensano o sono convinti che sia soltanto un'operazione per cercare di portare voti, e non invece l'idea nuova, innovativa, quella di fare in modo che i diretti interessati partecipino alla stesura dei programmi che poi un eventuale sindaco dovrebbe portare avanti. Ma noi, come ho detto poc'anzi, potevamo svilupparlo, anzi, quello che si è fatto in passato, ci sono stato anch'io in passato, quindi conosco molto bene il meccanismo, che all'ultimo mese si è fatto un programma, si è fatto approvare da tutti. Vabbè, si è fatto accettare da tutti. Di quelle e quindi anche questo sarebbe stato più semplice, più facile per tutti, e avremmo avuto sicuramente meno problemi, perché cercare di condividere alcuni aspetti programmatici non è una cosa semplice, quindi bisogna dialogare, bisogna trovare punti in comune, e ci vuole, diciamo, una forte moderazione anche per portare avanti questo. Noi abbiamo avuto il coraggio e la forza di farlo, questo qua, perché non tutti, mi auguro che lo faranno anche gli altri, ci mancherebbe altro, però ripeto, non è una cosa semplice a Santa Croce organizzare un'assemblea, portare della gente, coinvolgere in modo diretto, perché può sembrare, come dire, una cosa finalizzata a raccattare qualche consenso, ma non è questo l'intento, perché facendo una cosa del genere, anzi, i consensi si possono anche perdere, e questo è un rischio che noi vogliamo accettare, perché per noi rappresenta appunto un momento democratico di partecipazione, per cui ripeto, noi tireremo avanti per la nostra strada. Abbiamo altri due forum importanti da sviluppare, anche se poi gli altri argomenti non meno importanti naturalmente li stiamo sviluppando in riunioni che abbiamo fatto molto allargate, per dare appunto questa possibilità a tutte. Quando facciamo queste riunioni veramente parlano tutti e ognuno ha proposto qualcosa. Quindi siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, non sono delle commissioni le nostre, sono delle riunioni allargate, dove appunto la gente è venuta spontaneamente a queste riunioni, e noi abbiamo accolto con piacere tutto questo, perché riteniamo che è il modo migliore per scrivere qualcosa di positivo per la propria città. In effetti tutto ciò è possibile perché il candidato Piero Mandarà è stato uno dei primi, anzi il primo oserei dire, a venire fuori allo scoperto, a dire io ci sono, ci sta mettendo la faccia, e questo è il metodo che io voglio portare avanti. Ecco, magari altri non possono fare questo tipo perché non hanno un soggetto accentrante di tutte le questioni, ancora lo devono scegliere, quindi ecco, questo è un grande vantaggio per la lista, quello di essere uscito fuori allo scoperto per prima, avere il tempo giusto per poter, come dire, programmare tutte le attività che la lista vuole portare avanti in vista dell'elezione. Quindi questo ritengo, è una mia opinione personale, ma vediamo se è condivisa, ritengo che sia un vantaggio per la lista, che c'ha il tempo di potersi programmare e di coinvolgere quanto più persone possibili. Io sinceramente, quando mi hanno fatto questa proposta di presentare questa candidatura, ancora dentro di me c'era molta incertezza, e sinceramente, per chi mi conosce, io sono un tipo molto posato, con i piedi per terra, cerco sempre di stare attento a queste cose, però tutti gli amici che mi stavano attorno mi hanno fatto forza, mi hanno fatto coraggio a presentarmi, e oggi devo dire grazie a queste persone, perché ripeto, abbiamo superato il primo ostacolo, che era quello appunto della candidatura, l'ostacolo che stanno un po' avendo un po' anche tutti gli altri in questo momento, perché c'è una disgregazione totale
sia in tutte le liste, in tutte queste aggregazioni che si stanno formando, non trovano punti in comune né sul programma, né sulle regole, né tantomeno sul candidato. Quindi noi abbiamo iniziato a dicembre, la nostra lista già a dicembre ha voluto presentare questa candidatura. Ma lo si poteva fare anche prima, perché si poteva già fare anche prima. Si poteva fare anche prima, però abbiamo voluto farla proprio a ridosso di Natale. Siamo molto avanti con la stipula di questo programma, con la redazione di questo programma. Abbiamo fatto le regole, che per noi rappresentano un momento molto importante anche queste, perché le regole stabiliscono, diciamo, come ci dobbiamo muovere. Quindi io penso che quanto prima, non appena verrà definita anche la legge elettorale, perché non sappiamo da parte della Regione se rimane in vigore questa attuale legge, per cui non sappiamo se la lista sarà formata da 15 candidati così come era in passato, o se sarà formata da 12 candidati così come è stata fatta a livello nazionale, quindi recepita dalla Regione Sicilia. Tutto questo lo sapremo a breve, e nel momento in cui sapremo questo siamo in condizione anche di presentare il programma definitivo e la lista dei candidati al Consiglio, che noi siamo molto avanti, diciamo, quindi non abbiamo avuto problemi, perché ripeto, ad oggi c'è stata una unità di intento, di condivisione di tutto quello che abbiamo fatto, non ci sono stati litigi, per cui io sto facendo la mia strada, i miei amici mi stanno aiutando tantissimo in questa battaglia, in questa lunga rincorsa che ci porterà alla definizione di questo sindaco qua a Santa Croce nel mese di maggio. Siamo pronti, stiamo pronti a vedere. Pronti via. Bene, passo la parola a Mario Coco. È inutile nasconderlo, Mario Coco fa parte è uno dei componenti della tua squadra con il suo movimento. Però Mario Coco questa sera è qui in veste non tanto di aggregato alla lista tutti per Santa Croce, ma come operatore turistico. Lui ha uno stabilimento balneare pressoché unico nel suo genere, perché oltre a essere un ristorante, ma lui anche mette a disposizione una spiaggia attrezzata, e quindi è un po' atipico nel panorama turistico qua locale della nostra fascia costiera. Vogliamo sentire dalla viva voce di Mario Coco le problematiche che in anno si sono sommate fino ai giorni nostri, quindi un po' la disamina di quello che succede nel comparto di cui tu sei esperto e purtroppo magari a volte vittima di certe situazioni. Allora, buonasera a tutti chi ci ascolta. Dunque, settore turistico come stasera è un problema come tanti altri nei vari settori che noi cittadini o gente che ha un'attività propria, familiare o con dipendenti nel settore lavorativo. Io credo che tutti i settori oggi, specialmente con questa crisi, stanno subendo tantissimo, ed è anche vero che dovremmo dare una svolta a tutto questo. Io ho vissuto, chi mi conosce, ho vissuto metà della mia vita in Germania, sono rientrato perché la Sicilia è la mia terra, non volevo mai fare politica, ma visto l'esigenza che come ho constatato, avendo vissuto in tanti paesi fuori dall'Italia, anche per svolgere una vacanza, ho visto un totale abbandono di tutto quanto, di tutto il territorio che è nostro, una risorsa enorme da portare avanti, nel senso nel settore lavorativo, creare posti di lavoro e quant'altro. I primi 10 anni che mi sono dedicato a svolgere un'attività turistica, perché naturalmente avevo già all'estero iniziato questo rapporto lavorativo, ho pensato di dare anch'io qualche contributo. Fatto sta che, vista l'esigenza, mi sono preso questa iniziativa di occuparmi anch'io un po'
di tutte le problematiche del nostro territorio. Fatto sta bene la domanda che ha posto Di Martino, e i problemi sono tantissimi, è un problema il turismo come tanti altri, che io già a pensarci, a parlare su questo caso, mi agito un pochettino, perché i problemi da affrontare sono tantissimi. Io non so, le risposte sarebbero tante da dare, le domande da fare sarebbero anche tante, però non so da dove iniziare, Di Martino. Fatto sta che Il campo è troppo vasto, quindi non so da dove iniziare. E non so veramente da dove iniziare, però è un problema come nel settore turistico, come si vede anche sull'agricoltura e di tante piccole e medie imprese che hanno chiuso battente negli ultimi anni. Noi insieme a Piero, devo ritornare al discorso politico, mi dispiace farlo questo discorso, però io mi sono avvicinato a Piero, candidato sindaco, anche perché spero che tramite la sua persona, perché non per vandarla, non per vincere queste elezioni, tramite la sua persona, io da anni che lo studio, sono stato sempre vicino a lui e l'ho anche un pochettino, lo valuto come persona veramente valida per questa candidatura a sindaco di Santa Croce. E questo è il motivo perché io mi sono avvicinato a Piero, insieme a tutta la squadra, ho un sogno, quello di finalmente poter iniziare un rapporto diverso, anche politico, a favore della nostra, del nostro paese. È chiaro che ci sono tante normative europee che la Regione Sicilia a noi piccoli imprenditori ci impone, e poi si aggiungono le tasse e i malservizi che noi subiamo nel territorio, e tutto quanto, il vaso è pieno, diciamolo così. E io non so quale turismo dovrei parlare questa sera qui con voi, perché non c'è stato mai un vero turismo da noi in Sicilia. Dunque, sappiamo tutti quanti, non c'è bisogno che lo dico io, sappiamo tutti quanti, basta aprire gli occhi, vediamo un territorio totalmente abbandonato a se stesso. È chiaro, spiagge sporche. Bisogna puntare sul turismo. Bisogna puntare, però è stato un errore, Piero, perché negli anni passati c'è stato qualche politico di turno che ha fatto le classiche promesse, o vediamo qualche articolo nel giornale, però alla fine non è mai successo niente di serio. E è chiaro che dovremmo iniziare a capovolgere tutto quanto con progetti di cui dovremmo tutti quanti discuterne e poi fare seriamente, una volta poter essere operativi, anche se sarebbe un altro sindaco, non lo so come si avvererà tutto quanto, però che si faccia una politica diversa a favore del nostro paese. È chiaro che il candidato sindaco Piero Mandarà non può essere un tuttologo e quindi non può sapere tutto di tutti, e ecco perché ribadisco ancora il concetto: la lista Tutti per Santa Croce ha pensato di proporre questi forum, nel senso che di chiamare, di far arrivare proprio gli operatori dei vari settori. Noi metteremo delle idee, delle proposte che poi saranno vagliate da tutti, ma saranno integrate. Ma si pretende che vengano anche dei suggerimenti. Lo spirito è questo, vuole essere questo. Le nostre idee a confronto con quelle della gente. Poi uscirà fuori qualcosa che sarà... Certo, si faccia una sintesi, è chiaro. Sintesi, e che sarà poi integrata, diciamo, nel programma che noi cercheremo di attuare, di portare avanti. È chiaro che tutte quelle che verranno al forum non è che automaticamente saranno, come dire, aggregate alla lista Tutte per Santa Croce. Assolutamente. Per carità, può venire chiunque, di destra, di sinistra, di centro, di sopra, di sotto. Siamo aperti a tutti. Tutti per Santa Croce non ha questa velleità. Questo Tutti per Santa Croce non è stato scelto a caso. Tutti per Santa Croce non è stato scelto a caso. È stato scelto fin dall'inizio con lo scopo e l'obiettivo di coinvolgere tutta la gente, tutta la cittadinanza. Quindi il Tutti rappresenta questa, proprio questo motivo. E noi lo stiamo facendo non solo col programma, ma lo faremo anche con altre cose, perché ogni qualvolta che bisogna, cioè il metodo, diciamo che deve cambiare il metodo, non può. Non rimarchiamo frasi che pronunciamo. Ma noi l'abbiamo detto dall'inizio questa cosa. Di copiare, no? Oggi sentiamo parlare di metodo da parte di qualcuno, sentiamo parlare di metodo, che non piace il metodo che è stato attuato da questa amministrazione.
Noi, io ripeto, io non voglio fare polemiche con nessuno, l'ho detto, e non ci interessa, l'ho detto fin dall'inizio, non mi interessa fare riferimenti con nessuno, è chiaro che il nostro modo di pensare e di fare politica è diverso rispetto agli altri, almeno il nostro intendimento. Ne abbiamo parlato tutti assieme e su questo siamo tutti d'accordo. Che bisogna partire da questo, bisogna partire dal metodo e poi ci vogliono anche le idee, perché se le idee, senza idee non si va avanti, le idee sono importanti, ma quello che più conta in questo momento è quello di fare un nuovo modo di fare politica, un nuovo modo di portare le cose avanti. Non si può discutere una cosa solo all'interno del palazzo e poi decidere per tutti, no, questo è, diciamo, un aspetto su cui noi ci vogliamo proprio spendere su questa cosa. E vedi, mi hai dato lo spunto per introdurre una mia riflessione che credo anche gli amici che sono qua magari si saranno fatti. E lo spunto è questo. Quello che tu stai affermando è una novità. Uno, perché stai dicendo che tutto quello che si andrà a decidere lo si andrà a decidere con quanto più persone possibile. Due, è quella che questa benedetta lista non sta facendo assolutamente accordi né con partite né con partitine, al massimo con qualche movimento strettamente locale, qualche associazione. E poi tanti uomini e donne liberi. Tante persone di buona volontà. Tante persone di buona volontà. Ora, il paradosso dove sta? Sta proprio qui, che essendo una novità, in quanto novità, in tante detrattori, io dico, fra virgolette, la vedono come se fosse invece fumo negli occhi, che in quanto a propria novità, perché non sono abituati a questo metodo, perché infatti se noi guardiamo gli altri schieramenti che si stanno proponendo, ci sono esattamente i partiti, ci sono i modi, i vecchi modi, che ne dicano, i vecchi modi di organizzarsi, addirittura c'è gente che sta facendo un programma senza aver individuato già un sindaco, come dire, facciamo un bel vestito standard, di misura standard, poi casomai il sindaco, se più o meno robusto o più o meno magrolino, o lo rimpiccioliamo oppure lo cerchiamo di aggiungere qualche telo dalle spalle che non si veda, insomma, ecco, adattarlo poi alla figura. Cioè, dico, ma che metodo è? Ma non vorrei togliere la parola agli altri, perché anche gli altri devono parlare. Sì, ora poi faccio c'è Carmela che sicuramente avrà molte cose da dire. È interessante anche sapere queste cose. Però ripeto, per chi mi conosce, io sono stato abituato a lavorare assieme agli altri. Sia quando sono stato assessore qua a Santa Croce, al Comune, ho contestato dei metodi sbagliati, a mio avviso, di fare politica, perché io la politica l'ho inteso sempre la gente, la base, il partito, per cui mi sono sempre rivolto, e cioè non volevo fare politica solo all'interno, cioè mi dava fastidio questo fatto di non coinvolgere gli altri. Ho avuto l'occasione di avere un assessorato provinciale e ho cercato di instaurare un buon rapporto con tutti i miei collaboratori, che devo dire che partecipavano attivamente a tutta la programmazione e tutta anche la fase esecutiva di quello che noi volevamo fare. Quindi ho avuto sempre l'idea di lasciare lavorare tutti, di dare spazio e di dare anche dare il proprio contributo, di lavorare in piena autonomia anche, perché quello che penso veramente, questo non me lo può togliere nessuno dalla testa, cioè si lavora meglio nel momento in cui appunto ci sono più persone che collaborano e danno il loro contributo, perché uno non può decidere da solo, perché altrimenti, cioè questo è stato sempre il mio modo di operare. Tutto questo l'ho appreso naturalmente da persone sia politicamente sia anche professionalmente che mi hanno impartito questi modi diversi, diciamo, di operare. E ho cercato di trasmetterlo anche agli altri, io nel mio piccolo.
e cercherò soprattutto di portare questo metodo all'interno del palazzo, se mi sarà data la possibilità naturalmente, perché altrimenti parliamo di aria fritta. Almeno, però ripeto, si può dire ci abbiamo questo provato. Il mio obiettivo è questo, il mio modo di affrontare le cose. Così come ho fatto in passato, cercherò di portare, diciamo, questo tipo, questa tipologia di operare anche qua a Santa Croce. Una piccola comunicazione di servizio: questa sera alle 21 sul digitale terrestre, sui canali di Teleblea, e potrete rivedere interamente il forum sull'agricoltura di venerdì scorso, giusto per informarvi. Su Teleblea, sul canale 2. Bene, vabbè, una piccola precisazione. C'è qualche intervento da parte della redazione? Buonasera. C'è un intervento da parte di un nostro amico in chat che vuole rivolgere una domanda a Mario Coco e dice: la parentesi in FLI, le 100 tessere circa fatte anche a cittadini comunitari e il retrofront a ridosso del congresso regionale, a che cosa è dovuto? È dovuto a qualche piccola speranza. Però, come vedo, naturalmente ci sono sempre gli stessi personaggi nei vari partiti che vogliono naturalmente avere tutto quanto per sé e non ci sono nessuna intenzione di cambiare le cose nel nostro territorio. Bene, molto sintetico ma preciso. È stata una risposta diplomatica questa. No, ma ha detto al massimo. In poche parole si dice tutto comunque. Scusate, c'è un'altra domanda, questa generale che dice: la lista, quindi tutti per Santa Croce suppongo, si riconosce nel centrodestra? Beh, è chiaro che noi partiamo, diciamo, abbiamo detto una cosa importante, a parte che a Santa Croce sono sempre state fatte delle liste civiche, non ci sono mai state, però una identificazione, diciamo, politica di provenienza noi l'abbiamo, è quella del, diciamo, dei moderati. I moderati si collocano soprattutto nella posizione centrodestra, quindi la nostra posizione è stata questa e rimane questa, perché ripeto, noi siamo una lista fatta di persone più che di politici, che però naturalmente molte di queste persone hanno avuto ognuno si porta appreso, perché non chiederò mai a nessuno che tessera ci sarà in questo partito, in questa lista. Noi vogliamo, abbiamo fatto una scelta di persone, soprattutto di persone che possono dare un contributo e sono venute soprattutto con la propria volontà per affrontare le cose. Qua nessuno ci sta guadagnando qualcosa, sicuramente tutti, un po' tutti ci perdiamo in questo momento, forse ci perderemo anche dopo, però ripeto, l'intento è quello di costruire qualcosa di buono per la nostra città, tutta assieme, per i nostri figli soprattutto, che poi per le nuove generazioni, per che le sono nuove generazioni, fruitore di tutto quello che si sente, perché è questo il motivo principale per cui ci stiamo spendendo ognuno di noi. Perché se tutti parliamo dall'esterno e poi, ripeto, nel momento in cui uno si deve mettere in gioco, fa il passo indietro, penso che facciamo una cattiva cosa per la nostra città, quindi facciamo delle cattive azioni. Invece abbiamo trovato delle persone di buona volontà che vogliono spendersi per la propria città, anche a costo di perderci qualcosa. Beh, poi bisognerebbe anche interrogarsi se in questi giorni, in questa attualità che stiamo vivendo, se ancora ha un senso considerare centrodestra, centrosinistra, centro. È un momento particolare per i partiti. Che è tutto relativo. È un momento particolare per i partiti. I partiti sono in crisi in questo momento. La gente. Ma anche le aree. Anche le aree non politiche. Vuole sentire parlare di partiti, ripeto, e noi non ne parleremo. Anzi, noi meno di tutti gli altri, perché da noi partiti non ce ne sono. Quindi, assolutamente. Da noi. Scusate. Ormai. Vabbè. Vabbè, ma. Qualcuno mi ha appellato l'Emilio Fede del Santa Crocesa, ma che volete farci? E questo sono. E rivendico questo mio privilegio di essere l'Emilio Fede di qualcuno, anche se a tante non piacerà, ma così è, se vi piace o se vi pare.
Carmela, finalmente ti do la parola. Dopo nel momento della tua enfasi e di no, questa dichiarazione. Ma io non mi nascondo, io questo sono. Non porto maschere che dico una cosa e poi sotto sotto magari ci sono retropensieri o retroaspetti di chissà che cosa. Sì. Emilio Fede, bene, orgoglioso di esserlo. Allora, Carmela, intanto hai sentito un po' le parole di Piero? Ho sentito, lo conosco da tanto tempo, la mia stima nei suoi confronti è risaputa e quindi non sto qua a ripeterlo. Lo ascolto e ogni volta mi piace sinceramente quello che dice e il fatto che abbia veramente coinvolto tutti quelli di Santa Croce a credere in qualcosa di nuovo fa sperare a chi ha vissuto tanti anni di politica santacrocese o di avvenimenti insomma della città di Santa Croce che qualcosa magari possa cambiare. Io l'ho sempre visto una persona molto seria, non sono la Emilia Fede di lui perché non so come si potrebbe definire, lo dico perché lo penso realmente, non mi nascondo neanche io perché comunque per me è una persona che ha un'esperienza alle spalle che possa solo dare del bene a questo paese. Poi magari i fatti un giorno ci potranno dire di no, però in questo momento la mia sensazione di positività è questa. Sentendolo parlare adesso ancora di più, perché ripeto con questi forum che sta facendo, quindi dare la possibilità agli altri di proporre. Perché io dico sempre che è facile criticare, ma se tu critichi allora dammi l'antidoto a questa critica, no? È chiaro. Se non ti piace che il foglio è bianco, dimmi come lo posso fare diventare nero, non già condannarmi perché è bianco. Questa è una cosa che purtroppo molti hanno, quella di, come hai detto tu già all'inizio, di essere già da prima contro delle idee nuove. Sì, con delle cose precostituite già. Sì, quindi, perché a volte si ha paura del nuovo, diciamocelo chiaro, sì, ecco. Esattamente. Che in quanto novità, le novità spaventano, spesso e volentieri. Spaventa. Però ormai non siamo nell'Ottocento, ma siamo in tempi in cui la tecnologia e quindi le novità sono all'ordine del giorno, quindi spaventarsi di novità di questo tipo mi sembra un po' pregiudiziale. Esattamente, sono pregiudizi che ripeto, se tu critichi una persona devi avere anche la soluzione alla critica, perché le critiche, come si sa, se sono costruttive sono meravigliose. Quindi per me non ho veramente niente da appellare alla persona che conosco da molto tempo e a quello che ha fatto lui e si sa, insomma, non lo scopro io. Io non ti ho fatto questa domanda per ricevere questa tua risposta. Dal momento che è arrivata questa bella risposta è benvenuta. Lui la conosce, lo dico per lui. Però ecco, io la ringrazio Carmela, ma la stima è reciproca, quindi è da tempo che ci conosciamo. Che bella suonata di violino, no, ci sono tre violinisti. Non nascondo, compreso diciamo, io che faccio il direttore d'orchestra. Non nascondo di aver chiesto a Carmela anche una sua partecipazione diretta. Ai ai ai. Però ripeto, lei è una persona che è molto impegnata nel campo lavorativo e quindi sarebbe stato una richiesta molto azzardata da questo punto di vista. Però Carmela è una persona che in tutti i modi ci può dare un contributo alla crescita appunto della nostra città. La crescita di quello che stai cercando di proporre è la crescita poi. Ma magari che tutto si tradurrà su quello che ha detto Carmela città, esatto. Quindi non è... Io parlo poco, però stasera voglio dire qualcosa in più su quello che ma ha io detto... ancora non avevo finito con Carmela. Però adesso voglio sentire perché parla di quello che ho detto io magari non è d'accordo e lo facciamo dire dopo. Okay. E lo facciamo dire dopo. Tanto, non lo dimenticare no, perché sennò poi dice, sì, ma che parla solo lui no, è perché poi dimentico le cose quindi e tu cerca di non dimenticare me confidala a Mario sottotono e così magari te le farà ricordare lui. Allora Carmela, entriamo nel vivo della discussione. Il comparto, il tuo comparto, quello di cui tu sei maestra, sta soffrendo, sì. Credo.
almeno così si dice in giro. Come diceva il signor Coco, il turismo sta vivendo veramente dei momenti... Qualcuno dice che praticamente non sanno se sei Emilio Fede o Claudio Bisio. Bisio no, perché è pelato, quindi io non mi accodo a questo. Qualche capello ce l'ho, Emilio Fede ce l'ha pure. Pure l'età mi avvicina di più a Fede che a Bisio, quindi... Ma si comunque scherza, poi fate voi, insomma, va, io non... Visto che siete così magnanimi, fate hai voi. Molti ammiratori. Datemi l'appellativo che volete, li accetto comunque. Quindi sì, il turismo non vive in generale di una bella situazione, anche perché l'economia in generale è quella che è su una scala di cose da evitare o di cose da non fare, sicuramente e ci sono i viaggi, ci sono... i momenti di relax e sicuramente negli ultimi anni la crisi economica si è sentita nel sì, settore. Sì, tantissimo perché ripeto, se prima io ho aperto nel 2000 la mia attività, quindi già girava tanta gente e ho aperto con una prospettiva, dico beh, se nel 2000 esce il 20% delle persone, nel 2010 ne usciranno il 15%, aggiungendo qualche cosetta ogni anno. E invece no, paradossalmente adesso negli ultimi 3 anni ha rallentato, sì, perché comunque ripeto, noi facciamo parte di una categoria di cose di tra virgolette di lusso, perché voglio dire, se devo andarmi a fare un weekend in giro non lo vado a fare, perché comunque se ho questa cifra da spendere me la metto da parte per le motivazioni. Ma tutto questo malgrado i prezzi diciamo delle sì vabbè quello si sono abbassati o si sono alzati, com'è la no vabbè la, i prezzi sono abbassati, sono dovuti abbassare per forza perché comunque gli alberghi mancando la domanda devono comunque abbassare i prezzi, non e si è notato anche con le crociere. vabbè questa è storia questa recente, è una cosa quindi... no le crociere avevano già abbassato qualcosa da qualche anno, perché comunque da quando ho aperto io, insomma, in crociera ci si andava con i soldi, adesso anche con 500 euro. E se prima era un viaggio d'elite, adesso esattamente, è diventato quindi un po' alla portata di ci si deve adeguare, ci si deve adeguare all'andamento che c'è in questo periodo, quindi gli alberghi, il centro di benessere, i ristoranti, penso che non vanno a mettere comunque dei prezzi altissimi, perché la gente altrimenti non va. Ma nel tuo caso specifico della tua attività, sì, credo che anche un certo peso l'abbia per esempio la nuova tecnologia, internet, sì, ad esempio, sì. E nella vostra vi dovete inventare per forza qualcosa per poter cercare di sopravvivere, perché internet vi fa una sì, grossa concorrenza, credo. È stato un fantasma nero per noi, perché noi giravamo solo di biglietteria aerea, veramente un bel po' di soldini, quindi che adesso prenotano direttamente con la compagnia. Adesso praticamente è la cosa, diciamo, irrisoria, quindi non serve, quindi ci inventiamo altre cose, ci inventiamo di fare dei pacchetti un po' più particolari, di andare ai concerti, di accompagnare ai concerti. Ecco, diversificare un po' le attività. E per forza, altrimenti si stagna in una cosa e non funziona. E questo fa parte dell'inventiva degli italiani, reinventarsi giorno dopo giorno, nuove tematiche, nuove possibilità e nuovi sbocchi per ognuno che ha un'attività. E Mario, tu che cosa ti stai inventando per cercare di risollevare questo comparto, almeno per quello di tua competenza, che sta soffrendo le pene dell'inverno? Cioè, per non subire come ho subito negli anni passati, cerco i miei clienti di viziarli un po' di più, in un modo anche che risparmiano e possono passare una bella giornata da noi a Punta Precetto. Io ho un'attività a Punta Precetto, chi mi conosce lo sa bene. Però non c'è niente da dire sul turismo provinciale della provincia di Ragusa, perché è totalmente fallimentare, è stato fallimentare ed è tutto oggi fallimentare. Abbiamo molta cultura, molti siti archeologici che non sono tutti quanti inagibili, come sappiamo bene. Non c'è stata mai una politica seria nel settore,
anche per sviluppare il turismo e quant'altro. Fatto sta che investire sul territorio di Ragusa, chi l'ha fatto in passato bene, oggi non ci riesce più, è totalmente negativa la cosa. C'è tanto lavoro da svolgere, io spero che in futuro ci siano politici a rappresentare anche questa provincia, perché è molto bella, merita tantissimo, e che si faccia una politica diversa. È bene che abbiamo tanti noi cittadini e tanti piccoli imprenditori hanno un po' aperto gli occhi, disgraziatamente questa crisi mondiale, che è chiaro che anche noi qui in Sicilia, oltretutto tutte le risorse che abbiamo sono tantissime, dobbiamo anche noi subire. Io spero che prima o poi si faccia una politica diversa, con personaggi diversi che veramente vogliono il bene del proprio paese. In un quotidiano online in questi giorni ho letto una proposta di un cittadino che ha scritto al quotidiano una lettera che era indirizzata fra l'altro al presidente della provincia, e era una lettera molto garbata, dove diceva, per sommi capi, ecco, adesso non voglio dire quello che effettivamente c'era scritto perché nemmeno me lo ricordo, però il succo di quello che c'era scritto era questo. E in una situazione come quella in cui l'Italia sta vivendo in questi giorni, che è sommersa dalla neve per più della metà del territorio nazionale e magari oltre, e quella che non è sommersa dalla neve è preda del ghiaccio, la provincia di Ragusa è un'isola felice da questo punto di vista, nel senso che qui la temperatura non è mai scesa di notte al di sotto dei 5-6 gradi, sopra lo zero, sì. Sopra lo zero, quando in altri posti abbiamo assistito a temperature ben oltre sotto lo zero. Allora questa lettera diceva, ma accidenti, ma com'è possibile che abbiamo questo tipo di possibilità di poter qua, perché per sommi capi intendeva dire questo, avremmo la possibilità di far svernare qui tutti quelli che soffrono il freddo, e credete ci sono in tanti che soffrono il freddo, eppure non siamo attrezzati a recepire, a raccogliere, a far venire da noi tutta questa gente, che sarebbe per noi oro colato, cioè proprio è incredibile sta cosa, ma com'è possibile? Cioè noi rappresentiamo un'isola, un porto felice, come dire, un qualcosa che altri magari non si possono permettere, eppure stiamo a guardare, eppure stiamo a guardare. La provincia di Ragusa è stata sempre dimenticata, perché io mi ricordo quando lavoravo io nel 90 sono entrata diciamo in questo nel turismo. Io quando chiamavo gli operatori a Milano, a Roma, per prenotare dei pacchetti particolari e dicevo Ragusa, sapevano dov'era. Io dovevo dire ai tempi Comiso perché c'era la base NATO. Solo allora si riusciva a capire che io chiamassi da qualche parte della Sicilia, tant'è vero che nei circuiti della Sicilia Non c'era mai Ragusa, arrivavano, facevano Messina, Catania, Siracusa e andavano direttamente da Agrigento, quindi la nostra provincia veniva scavalcata, sempre dimenticata, sempre. Quindi è vero che siamo la provincia più a sud d'Italia, ma porca miseria, però sì, è chiaro, sì. Certo, mancano le infrastrutture, mancano le strutture, ma come si potrebbe ovviare, come si potrebbero far arrivare tutta questa gente qua, se poi non c'è dove ospitarli? Non c'è neanche come. Io in estate mi trovo ad avere gente che mi chiede degli autobus che vanno a Taormino, vanno ad Agrigento, vanno a Enna. Ma veramente è un problema. Se non hanno la macchina propria è un problema, perché da Santa Croce non c'è un pullman che va direttamente là, perché non c'è neanche da Ragusa, perché se devi andare ad Enna devi scendere a Gela e poi andare ad Agrigento e poi andare ad Enna. Quindi sono. Ci sarebbe da ripensare, delle cose che, a una mappa, a una mappa proprio, ma a livello generale. A livello generale perché, ripeto, dalla provincia di Ragusa adesso sanno che ci esistiamo per la cioccolata di Modica, noi per Montalbano, che insomma
C'è, credo, qualche altra domanda? Sì, c'è una doppia domanda sullo sviluppo economico. Quanto sarà presente l'Europa nelle strategie che si perseguiranno se mai il candidato vincesse le elezioni? E poi, legata alla domanda, si batteranno tutte le strade possibili per provare a sfruttare i POFESR 2007-2013? Che bella. Questa domanda è espressa da questo che supponiamo, allora, sia un tecnico. Questi sono i cosiddetti progetti comunitari. Ci piacerebbe che le venissero a fare direttamente al forum. Se potremmo interloquire un po' ecco, tutti. Ecco, bravo, bravo, perché allora, io ho delle proposte il prossimo venerdì da fare al forum che si svolgerà appunto per la lista Tutti per Santa Croce, di cui ho anch'io delle proposte da fare che forse saranno condivise anche dalla squadra del candidato a sindaco, appunto per questa domanda che il signore ha fatto. No, io arriverò alla risposta, però voglio partire un po' più da lontano, nel senso che una amministrazione comunale che cosa può fare per lo sviluppo economico di una città? E questa è la domanda delle domande, che cosa può fare? Io dico questo, un'amministrazione comunale oggi come oggi rispetto alle normative nazionali che ci sono può fare ben poco, però tuttavia ci sono delle cose che l'amministrazione comunale deve fare, a cominciare dai servizi che sono fondamentali, fornire i servizi adeguati specialmente nel periodo estivo, quando la gente viene qua sul nostro territorio e quindi vuole trovare qualcosa. Quindi quando mancano i servizi sicuramente manca qualcosa. Poi voglio partire da quello che è stato fatto, dalle cose buone che sono state fatte, di questo va dato merito, diciamo, all'ultimo consiglio, cioè a questo consiglio comunale che ha approvato una variante al piano regolatore dove prevede l'insediamento turistico alberghiero con circa 2500 posti letto, e questo può essere il punto di partenza, il trampolino di lancio per poter dare smalto, diciamo, a questo settore del turismo che ancora da noi è completamente... È stato embrionale, diciamo. È stato embrionale. Quindi partendo da questo punto, ecco, possono svilupparsi una serie di iniziative collegate, naturalmente, che possono dare l'input a questo settore. Mancano le infrastrutture, lo dobbiamo dire anche, perché fino a quando non ci sarà un aeroporto, fino a quando non ci sarà... un collegamento stradale decente, parliamo della Ragusa-Catania, naturalmente non possiamo fare niente, perché queste sono delle cose che sono fondamentali affinché possa decollare questo settore. A tutto questo naturalmente si aggiunge anche un'amministrazione che deve guardare oltre, deve guardare anche alla progettualità, soprattutto quella che riguarda l'ambito comunitario, perché bisogna presentare progetti a livello comunitario, perché se non arrivano soldi oggi i soldi non ci sono né dalla regione né dallo Stato, possiamo scordarceli questi soldi, perché non arriveranno finanziamenti da nessuno, anzi quelli che abbiamo avuto fino ad oggi sicuramente andranno sempre di più a diminuire. E quindi bisogna trovare delle alternative. Allora si deve mettere in moto un meccanismo che deve partire da un'amministrazione valida e efficiente che possa affrontare la progettualità, avere un ufficio dove si progettualizza tutti i giorni e dove si possono presentare i progetti a livello comunitario. E da quello sicuramente possono arrivare i fondi che servono per realizzare alcune cose importanti per questo settore. Quindi, ripeto, sono poche le cose che deve fare un'amministrazione, però le deve fare bene. E poi soprattutto quello di essere vicino alla gente, vicino a tutti quelli che operano nel settore dello sviluppo economico, i commercianti, gli artigiani. Basta poco per essere vicini e per poter, come dire, dare la possibilità a tutti di poter realizzare anche piccole cose che possono servire a fare funzionare meglio questo settore.
è questo che si deve fare. Noi puntiamo a questo perché non si possono fare progetti, come dire, che poi non si possono realizzare. Perché i mega progetti che poi rimarranno sulla carta. Rimangono solo sulla carta. Però da questo, questo per quanto riguarda il turismo naturalmente, noi abbiamo un paese, Santa Croce, l'ho detto da tempo, che è un paese che è morto da 10 anni e sta andando sempre di più a morire sotto questo aspetto, diciamo, perché non vediamo, come dire, non vediamo allegria nei commercianti, non vediamo, diciamo, spirito di iniziativa, perché appunto c'è una situazione proprio di stagnante. Non ci sono state iniziative da parte di nessuno affinché si potesse dare smalto, diciamo, a qualcosa, rivitalizzare un pochino, a cominciare dal rivitalizzare il centro storico. Questo l'abbiamo detto da tempo. Se non si fa niente per la gente, per i commercianti, per gli artigiani, e non si dà quelle poche possibilità, invece di essere vicini, si mettono in moto delle azioni invece di contrasto e di repressione nei confronti, diciamo, di questa povera gente che oggi, ripeto, a Santa Croce, ma forse un po' dappertutto, non riesce a tirare avanti. E questo quello che si deve fare. E poi c'è un altro settore importante, che è quello che riguarda appunto lo sviluppo anche industriale. Noi abbiamo qua, è stata fatta la gara da qualche settimana per quanto riguarda la realizzazione della terza area industriale, quindi anche quello può essere un segnale importante per poter dare scossa alla nostra economia, al nostro settore qua, che è quello dell'area industriale, dell'area commerciale artigianale. L'amministrazione serve per questo, l'amministrazione comunale serve per questo. Quando un'amministrazione è assente, naturalmente tutto va a morire. Antonella, c'è qualche novità dalla redazione? Sì, una domanda. È notizia di oggi che Monti considera l'apertura dell'aeroporto di Comiso una priorità per lo sviluppo del sud-est. Il dottor Mandarà ha avuto conferme di ciò dall'onorevole Minardo? Ma io non ho avuto conferme da parte di nessuno, perché leggo i giornali così come li legge il nostro telespettatore. Io le conferme le cerco soprattutto dalle persone interessate che in questo momento, diciamo, possono dare delle risposte. Quindi a me fa enorme piacere che finalmente si sta arrivando alla definizione di questa situazione, perché, ripeto, uno dei motivi principali importanti affinché possa decollare il nostro turismo assieme agli aerei possa decollare, anche questo può essere il motivo principale, diciamo, si chiama aeroporto di Comiso. Certo, sarebbe quindi un grosso volano per la nostra economia. Prima si parte e prima si può avere questo slancio che tutti noi stiamo cercando, a cui noi veramente siamo legati. Quindi, da un'altra notizia così appresa attraverso la stampa, pare che l'80% del traffico aereo di Comiso futuro potrebbe essere un traffico cargo, cioè trasporto merci, e il 20% relativo al trasporto passeggeri. Ora, riallacciandomi a quello che è emerso nella trasmissione di martedì scorso, quando si è parlato di agricoltura, che si diceva che l'aeroporto di Comiso potrebbe essere un trampolino di lancio per le nostre colture di eccellenza, perché raggiungere San Pietroburgo o raggiungere le nazioni del Nord America o via discorrendo, con l'aereo se ci può arrivare benissimo e tranquillamente in breve tempo, mentre con il gommato la cosa era un po' più complicata. Quindi che ben venga questo benedetto aeroporto, semmai riuscissero finalmente ad aprirlo. Ecco. Carmela, quindi appunto abbiamo toccato l'argomento aeroporto.
Tutto lo stiamo aspettando come una manna dal cielo, speriamo che sia così. Ma lo speriamo tutti veramente, perché noi ne sentiamo parlare già, noi del settore, da tantissimo tempo. Ogni mese sembra che sia quello buono per la data. Ma tu hai notizie da parte ufficiali, no, di compagnie? Noi non abbiamo nessuna notizia ufficiale da nessuna compagnia. Solo pare che la prima dovrebbe essere Ryanair. Lombardo ha detto che a luglio si parte. A luglio si parte. Questo l'ha detto Lombardo perché speriamo l'ha fatto che una non dichiarazione sia ufficiale, come la quindi partenza, anzi come l'arrivo che allora ha fatto D'Alema, che è arrivato, ha parcheggiato. Ha incontrato in questi pista, giorni poi ha incontrato anche una compagnia molto importante che sicuramente Ryanair. Sì, che appunto sarà una delle compagnie che farà volare la gente qua da Comiso, e quindi c'è un accordo che è stato fatto e lui presume che entro il mese di luglio ci saranno i primi voli, e quindi questa volta ci vogliamo credere veramente, perché ripeto, è una cosa che conviene un po' a tutti. Buona. Dovunque vadano queste benedette aeree, l'importante che è che decollano. Sì, sì. Ancora un'altra domanda? Dice, sì? Il candidato quale sceglierebbe tra un approccio sostenibile ma di lunga corsa e uno invece magari aggressivo ma con risultati diretti e veloci ma non pianificati? Ma io questa domanda non l'ho capita sinceramente. Manco io, della verità. Su che cosa è basata? Cioè su quale tipo di approccio si parla? Cioè, non è specificato, non è assolutamente specificato, è proprio diretta così, in questo modo. Io di solito, l'ha fatto anche Matteoli. Io di solito sono abituato a, come dire, se riallaccia all'aeroporto. Allo sviluppo economico, qua sta specificando allo sviluppo economico. Probabilmente vuole dire questo, attraverso azioni che hanno un approccio veloce e quindi o attraverso, diciamo, come dire, sburocratizzare un po', diciamo, almeno questo potrebbe dire. A me piacciono le cose fatte subito. Stiamo cercando di interpretare. Dire la verità, quando posso realizzare qualcosa cerco di dimezzare i tempi. E infatti stiamo facendo 4 forum, uno ogni settimana nell'arco di Ci sono anche delle situazioni che ti impongono anche a fare delle cose a tappe, quindi bisogna trovare il metodo giusto per portare avanti le cose. Però ripeto, dipende da che cosa si parla, da che cosa andiamo a trattare. Se c'è un argomento specifico su cui poter rispondere, noi possiamo farlo. Bene, Mario, per concludere, che cosa ti aspetti? Io mi aspetto brevemente, che Dio ci aiuti, mi aspetto questo perché sono cose belle all'aeroporto di Comiso naturalmente, però se guardiamo attorno all'aeroporto come infrastrutture non c'è niente. Cioè io non so che figuraccia faremo un giorno quando verranno turisti da noi e non sanno dove andare o come andare e spostarsi nel nostro territorio. Riguardo, ritorniamo al turismo, riguardo tanti interventi da fare che sono tantissimi, come ad esempio le andremo ad analizzare venerdì andremo prossimo. Insieme, perché appunto sul forum che faremo venerdì spero che qualche commerciante, qualche operatore turistico sia presente, perché è una categoria che dobbiamo stare tutti quanti uniti anche per avere un buon risultato futuristicamente visto, e che questa crisi prima o poi finisca e tutti quanti possiamo in un modo diverso andare incontro alle nostre responsabilità e quant'altro. Non so che dire più. Io le posso dare un mio parere sul lavoro che lei svolge. Certo, questa attività che lei svolge, signora, la vedo positiva. Se lei potrebbe avere un po' di pazienza, perché prima o poi dobbiamo di nuovo decollare. Ma io la sto avendo la pazienza. Perché guardi, il caro carburante che abbiamo. Anzi, io proporrò più avanti anche a Piero di aumentare un po' il traffico, cioè i trasporti pubblici, perché col caro carburante, che è tutto quello che stiamo vedendo ancora tutt'oggi, viaggiare con la propria macchina sarà un lusso. Dunque io condivido poi prendermi un autobus e spostarmi in provincia insieme a qualche ditta. Dunque lei ha buone speranze di lavorare bene in futuro. No, sicuramente. Speriamo, perché lo sviluppo è questo, a meno che la regione, lo Stato italiano accetterà qualche piccola spesa che noi affrontiamo sulle accise, perché meritiamo anche noi siciliani che le accise si abbasserebbero.
perché stiamo da anni, subiamo l'inquinamento delle nostre spiagge, subiamo tantissimo, abbiamo uno statuto siciliano che veramente, io non so cosa hanno fatto i nostri deputati, non solamente con la provincia di Ragusa, ma per lo più con tutte le 9 province che rappresentano la regione Sicilia, cosa hanno fatto fino ad oggi, da 60 anni, alla regione Sicilia. Vabbè. Speriamo bene, anche per i nostri figli, che tutto quanto si avvierà sulla strada. Il nostro tempo è finito, io volevo dare qualche secondo di replica a Carmela, anche a Piero, però mi fanno cenno che la cassetta è esaurita, no? Che è impazzita, ma è finita. Mario da brevemente se n'è andato lungamente, quindi ciò non è stato possibile. Io voglio fare solo un appello, alla gente, un appello alla gente di partecipare a queste importanti riunioni, assemblee che non hanno obiettivi assolutamente solo, di natura politica. Abbiamo avuto il compito di organizzare. Stiamo mettendo solo la faccia noi, ripeto, e poter dare un valido contributo di proposte, di idee, di suggerimenti che possono essere utili appunto all'elaborazione di un programma. Solo questo è l'obiettivo, solo questo è l'intento. Per cui ci aspettiamo. Qualcuno la partecipazione. Potrebbe anche dirci, ma perché dobbiamo suggerire soluzioni a problemi? Ce le teniamo per noi. Quelle che provengono da altra area, ma questo non può io non io. Vorrei che qualcuno dicesse domani avete fatto un programma senza tenere presente quali sono le vere esigenze, i vari bisogni della città. Quindi noi abbiamo la nostra veduta naturalmente, ma anche la gente ci può essere utile per darci i giusti suggerimenti che possono essere determinanti. Quindi con questa esortazione vi aspettiamo tutti, numerosi, ma specialmente gli addetti ai lavori delle varie categorie, a questo forum di venerdì 10 alle 18 alla Biblioteca Comunale. Non mi resta che ringraziare intanto i miei ospiti, Mario Coco, Piero Mandarà, Carmelo Azzaro, ringrazio l'operatore video Fausto Mandarà, la responsabile della redazione esteri e locale Antonella Galuppi. Ringrazio anche Giuseppe Aniceto che si occupa di smanettare con il computer. Anzi, dimenticavo di dire che questa trasmissione e tutte le altre li ritroverete su Facebook e da oggi anche su Twitter. Quindi ecco, stiamo dando grande spazio, grande slancio a tutto quello che noi stiamo cercando di fare con i nostri modesti mezzi. Speriamo di riuscire ad arrivare dove è il nostro obiettivo arrivare, non l'obiettivo politico, ma l'obiettivo di informare quanto più persone politiche. Tutti alla Biblioteca Comunale giorno 10, tutti per Santa Croce. Tutti no, lì ne possiamo contenere un centinaio, non è che viene tutta la popolazione se non sappiamo dove metterle. Avevamo pensato di farle in piazza, però visto il problema climatico che c'è, non azzardiamo ipotesi. La scusa poteva essere tipo, no? Ancora... La scusa perché per la non partecipazione della gente poteva essere valida, freddo, quella del freddo. Freddo. Sì. Lì siamo a Calduccio. Siamo al Calduccio. Insomma, vabbè. Buona serata a tutti e arrivederci. Allora.